Carissimi amici, un affettuoso saluto a tutti voi e proseguiamo ancora nel tempo pasquale con la riflessione sempre sul quarto Vangelo. Ci troviamo nei primi 12 versetti del capitolo 14 e questi capitoli dal 13 al 17 l'Evangelista li fa rientrare in un lungo discorso pronunciato da Gesù nell'ultima cena. Quindi l'ambiente è il cenacolo, il contesto è quasi l'addio di Gesù ai suoi, una sorta di testamento, quindi di consegna di tutto quello che Gesù ha nel cuore. Questo lungo discorso comincia con l'affermazione giovannea: avendo amato i suoi che erano nel mondo, Gesù li amò fino al fine. E poi il discorso si conclude con la preghiera di Gesù: Padre, che tutti siano uno, perché il mondo creda. Fra il capitolo 13 e il capitolo 17 troviamo questo testo centrale che la Chiesa ci propone in due domeniche. Questa domenica è la sesta domenica dopo Pasqua. E si tratta del discorso sulla promessa dello Spirito Santo. Quindi Gesù anticipa già qui nell'ultima cena quello che sarà il suo futuro, prepara i discepoli alla sua dipartita, quindi prepara il loro cuore al distacco e comincia dicendo: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Gesù si rende conto che le sue parole hanno come creato una sorta di terremoto nell'animo dei suoi discepoli e lui dice: non sia turbato, e usa il verbo tarassein. Il verbo tarassein dice proprio questo sussulto, questo sconquasso del cuore, perché vengono meno ai suoi discepoli le coordinate e anche adesso le finalità per cui avevano seguito Gesù. A volte noi viviamo in questo mondo come se dovessimo abitarci per sempre e viviamo le relazioni come se dovessimo possederle per sempre. E invece Gesù si sottrae a questa logica del possesso perché respira la sua libertà secondo il disegno di Dio Padre e prepara i suoi discepoli. E preparandoli dice che semplicemente lui li precede: io vado a prepararvi un posto. Questo discorso di Gesù che turba tanto i suoi discepoli poi viene incentrato su due verbi: prendere con sé e preparare la via. Gesù dice: io vado a prepararvi un posto e vi prenderò con me. È una espressione straordinaria perché è l'espressione tipica delle nozze. Delle nozze. Dall'Antico al Nuovo Testamento il patto matrimoniale si sintetizza in questo verbo: prendere con sé. E Giuseppe prese con sé Maria, la sua sposa. Ora Gesù dice ai suoi discepoli in questa notte di travaglio in cui
il suo cuore ancora è sereno, dice: io vado a prepararvi un posto e vi prenderò con me. Quindi prefigura quello sposalizio spirituale eterno, per cui dove è lo sposo saranno anche gli amici dello sposo. E dove è Gesù, sarà la Chiesa sua sposa. E Gesù dice: del posto in cui vado voi conoscete la via. E alla domanda: ma come possiamo conoscere la via? Gesù si fa un'autoaffermazione solenne: io sono la via, la verità e la vita. Quindi il discorso si approfondisce. Noi siamo chiamati ad andare dove va Gesù, perché Lui ci prepara il posto e Lui è la via che dà verità alla nostra esistenza e dà vita al nostro cuore, la vita per sempre. In fondo ciascuno di noi chiede solo l'immortalità, chiede di poter vivere per sempre, e c'è un modo di vivere per sempre che è la verità che ci fa liberi, cioè la verità che ci conduce nel grembo della Trinità, da dove noi siamo stati generati. Bisogna camminare in Gesù, bisogna attraversare il suo Vangelo, bisogna abitare il suo costato trafitto per conoscere non solo il cuore di Dio, ma anche la verità di noi stessi, e così avere la vita per sempre. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci.